Salve a tutti ragazzi, bentornati su Quei Due Sul Server. Oh, oggi abbiamo un'edizione di giochi d'accesso un po' più operativa, un po' più adulta. Sì, vedete che la telecamera è fissa e tutti e due siamo di qui, da questa parte dello schermo, anzi della camera. Ecco, è perché c'è un'edizione speciale di giochi d'accesso e questa edizione riguarda le applicazioni. Esatto, tre applicazioni che torneranno molto utili a molti di voi. Io partirei dalla prima, che è Spark, ed è un'applicazione che ci aiuta a creare brevi video. Perché dico brevi video? Perché in realtà è un programmino che riesce a gestire ottimamente 45 secondi di girato. E voi direte, ma sì, ma ho la mia fotocamera che registra video e vaffanculo, li faccio anche più lunghi. Sì, ma Spark è davvero intuitivissima. Praticamente premete, tappate sullo schermo, registrate quello che vi interessa, ritappate sullo schermo, quindi fate un altro pezzetto e riregistrate un'altra cosa e andate avanti così per fino a 45 secondi. E sembra una cosa da deficienti. La verità è che Spark separa i filmati e vi permette di mischiarli, addirittura invertendo l'ordine, addirittura editando, utilizzando dei filtri preimpostati. Quindi questo Spark è l'ideale per realizzare brevi filmati da inviare su Facebook, da inviare a degli amici o semplicemente per fare fesserie. Ci potete anche aggiungere la musica se proprio volete. Sì, ci facciamo anche noi video su Facebook di Quei Due Sul Server, quindi montiamo direttamente con Spark quando vogliamo fare un video rapido. Quindi ve lo consigliamo perché è carino. Si paga questo Spark? No, è gratuito. Quindi tranquilli. Allora, il secondo programmino, ovvero la seconda app, è un'app molto utile che però vi aiuterà a fare un numero estremo di azioni e a farle in automatico. Sì, si chiama If This Then That, IFTTT, ed è un'applicazione che se uno la scarica, secondo me non è capace di capire a che cosa serve, perché ha infiniti modi di essere. Esatto, si tratta di un'applicazione che genera automazioni. Lo so, ne sapete meno di prima. Vabbè, allora, poniamo il caso che noi abbiamo bisogno che il nostro smartphone faccia automaticamente delle cose per noi. Faccio un esempio. Se arriva una email, vogliamo che quella email venga presa e messa sul nostro Google Drive, venga sistemata lì in automatico. Bene, possiamo impostare questa piccola app perché lo faccia al posto nostro e le applicazioni sono quasi infinite. Sì, un altro esempio, se c'è brutto tempo, allora ti mando un promemoria per prendere l'ombrello. Sì. Cose di questo genere, ma le applicazioni sono totalmente infinite. Sarete voi e il vostro ingegno a decidere cosa fare. Per esempio, non lo so, vi dovete svegliare per andare a correre la mattina, volete andare a correre al parco? Se è brutto tempo, togli la sveglia. Lo potreste fare. Cioè, ci sono migliaia di applicazioni e davvero vi basta soltanto ricercare quelle più utilizzate per capire quanto è infinito questo programma. È uno dei migliori programmi che si possono avere sul cellulare e soprattutto se poi avete diverse attività da fare durante la giornata, vi potete divertire a fare questo o quell'altro. Ok, passiamo alla terza applicazione che si chiama TeamViewer. È un programmino che magari qualcuno di voi conosce nel lato PC, perché serve per utilizzare il desktop in remoto. Se voi andate in un altro stato e volete utilizzare il vostro computer che magari è rimasto in Italia, potete collegarvi attraverso la rete e gestire il vostro computer da qualsiasi parte del mondo. Ma a noi videogiocatori che cosa importa di fare questa cosa? Se voi siete fuori casa e state per tornare, quando tornate e volete giocare con i vostri amici a Battlefield, la cosa più bella da fare sarebbe riuscire a scaricare l'ultimo aggiornamento di 43 giga mentre siete in treno, così da tornare e trovare tutto pronto. Bene, con questo TeamViewer potete farlo. E perché vi parliamo di applicazioni d'accesso? Perché questa applicazione è appunto un'applicazione anche per cellulare, quindi oltre alla possibilità di collegarsi computer, c'è anche la possibilità di fare tablet computer oppure cellulare smartphone a computer. Molto molto
comodo, possiamo gestire il nostro desktop in qualunque punto ci sia una connessione per permettercelo. Purtroppo non è velocissima la risposta, ma queste sono cose legate anche alla connessione vera e propria. Noi speriamo che queste tre applicazioni tornino utili, sono molto diverse tra di loro, ma sono cose che noi utilizziamo continuamente e quindi volevamo parlarvene perché a noi hanno semplificato non di poco la vita. Sì, se vi è piaciuta questa nuova edizione di applicazioni d'accesso, non più giochi d'accesso, fatecelo sapere perché è importante, così capiamo anche se continuarlo, magari inserirvi qualche altra applicazione. Insomma, ci sono i commenti e mi piace, per questo usateli bene.